Inizio del XXI secolo. Il dissing aveva reso la terra una palude putrefatta. Il tempo degli uomini era giunto alla fine. Pochi eletti avevano messo in salvo la pelle. I goblin dominavano quella palude, perché si sa, nelle intemperie danno il loro meglio. I streaming erano pervasi dal giocciaggio. Influencer lucravano sulla pelle dei più piccoli. La lap dance e i giochi ignobili come Just Dance avevano corrotto le menti dei pipparoli più incalliti. E soprattutto, ciò non era bannabile. I goblin, trovatisi a lungo senza una guida, cambiarono il loro fato quando Relivio dell'antica stirpe Goblinis de Marco prese il comando, e da quel momento il destino di una razza sdegnata e derisa dai più cambiò definitivamente. Questo mondo è in continua evoluzione, fa paura ma c'è una soluzione, un esercito sempre a tuo fianco. Claudio canta finché non è stanco. Le nostre saranno più lievi, altrimenti arrivederci baby. Ma tu sei un goblin, corri insieme a noi, con Livio, Red e John Boy. Andiamo all'arrembaggio, il re chiede coraggio per vincere. Viva la figa. Allora, buongiorno. 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 Ciao a tutti. Ciao. Come state, ciao, ragazzi? Greve, ciao. Greve. Ciao. Ecco, Aldo Marzio, grazie. Ciao. Livio. Grande Ada, grazie. Spostami. Livio, spostami. No. Aspetta. E allora, Ea, bella Livio. Te se vuole bene minore di 3 minore di 3 minore di 3 minore di 3 SKSK. Grazie, grazie. Bella per Valentina. Per quanto siamo? 10 mesi. È nato il bimbo da un mese. È nato il bimbo da un mese, incredibile. Benvenuti alla nuova puntata
di un caffettino con Dodo e Livio, con Livio e Dodo, con Dodo e Livio, Livio e Dodo. E io ciao. Sono uno stronzo, vero? Sì, certo. Vabbè, ma lei è una comparsa. Come si permette? Ma io la querello. Purtroppo mi piacerebbe averti sempre qui, però... Assomiglia, ma non è come l'originale. È buono qui, è buono qui. È buono qui. È buono qui. Allora, ragazzi, oggi ci evolviamo, oggi facciamo un passo in avanti incredibile, perché portiamo le notizie del giorno, così potete rimanere aggiornati. Le grandi news. Pur sentendo le nostre cazzatine, quindi comunque informiamo e divertiamo, è bellissima questa cosa. Informa e diverte. Diverte una cosa per nulla vista in giro sul web, devo esatto. dire. Ma noi informeremo di più, perché noi adesso siamo diventati un canale culturale. Ah, siamo diventati degli informatici? Siamo diventati un canale culturale. Ah, pensavo degli informatici. Perché informatici, tra tutte perché le cose? Informiamo. Era una battuta di merda. Forse abbastanza. Bisognava capirla, capire Livio. Dai, non è che c'è tanto come, da capire. Ma è come le tue gioco di parole di del sera, cazzo. Semplicemente. Come facevano cacare le tue battute di ieri sera. Ma allora, ragazzi, faccio una domanda. Vi faccio una domanda. Occhio per occhio. Livio è un coglione. Capito, cioè capisci il ciao il design, livello. Ciao Valentina. Il livello di battute. Ciao Davide. Dai, rispondete, occhio per occhio? No. Non è dente per dente. Sei un perdente. Livio out. Vabbè, occhio per occhio 60 quacchio. Non fa ridere. Diverte in forma. No, non fa ridere. Andiamo avanti. Allora. Diverte in forma, mi piace un botto sta cosa. Stavo per dirlo io, niente. Greve, siamo in 20. Vabbè, abbiamo appena iniziato, ragazzi, stiamo calmi. Pochi, stiamo calmi. Ma buono. Lì io se ne va. No, 60 quacchio, però mi fa ridere. Allora, comunque, vediamo un attimo le notizie. Anche Livio è una parola che fa ridere. Livio è una parola che fa ridere. Perché è un pagliaccio, e quindi fa ridere sempre. Ah, ok. L'associa al pagliaccio e quindi ridi. Ok, allora, detto questo, comunque sì, mi sa che la dovrò cambiare sta cosa della canza. Ah, sai sì? Che c'è? La cambio subito. Meno male. Perché, cioè, in realtà quando facevo PES era molto buona. Che lo facevi 4 di notte e te le danno in 3. Esatto. Invece adesso forse effettivamente è leggermente disturbante, quindi... Andiamo a quel depensante di Nick. Torniamo dritto. Che dice? Bella per Nick. No, non sta in chat. E allora che rispondiamo a uno che non c'è? Mi ha scritto su Instagram. Ah, addirittura mi mandate messaggi privati. Sì. Ma ormai vi amate proprio. Esatto, relazione intima. Ormai è amore. Era geloso perché stavo amoreggiando con Max. Ah, ok. Va bene. Giusto che sia. Comunque, Gratta e Vinci rubato, la bella vita di Gaetano Scutellaro. Insomma, è durata 10 minuti. Che cosa? La vita di Gaetano Scutellaro? Perché? Il Gratta e Vinci rubato. Non è quello... Ah, tra l'altro, scusa, sì. Avevo detto di accendere. E non hai acceso. No, però si stava c'è, bene. C'è, mi alzi la tenda, ce la fai? Lo faccio io? Lo so, è un po' scomodo. Aspetta. Se ti rompi il ginocchio ti ripaga lì, vedo. Sì, è vero. C'è l'assicurazione... No, lo devi mettere sopra. Sopra. Sì, non troppo, no, sopra, però, sopra la esatto, capo, bravo, esatto, così, bravo, un po' però più, deve restarci. Deve restare, esatto. Bravo, no? Un po' più, spostalo a destra in caso, un po' più a destra. Sì. Ok, un po' più indietro. Un po' più indietro, sì. Ok, sì. Bravo, ah, bravo, così bravo, mi piace, sì, bravo. sì. Bravo, okay. Perfetto. Oh, allora. Aria. Però aspetta, pazzesco. No. Cosa? Sposta perché sennò ci prendiamo un po' colone. Perché? Vedi la retina? La retina, mettila verso di là. La retina. No, c'è in un mezzo, pirulino in mezzo. Mezzo. C'è un pirulino in mezzo. Ok, bravo. Okay, la retina. Ciao Nick! Oh, allora, è arrivato pure Nick. Allora, stavamo i dicendo. I coglioni ci sono tutti, dai. Ci sono tutti. Allora.
Gratta e vinci rubato, questa l'avrete sentita, ne hanno parlato, ne ha parlato chiunque, chiunque ne ha parlato. Gratta e vinci rubato, la bella vita di Gaetano Scutellaro, tra foto di spiagge e vacanze esotiche, perché questa è una storia che si evolve. Sì. Ok, ma tu la sai la storia qual è? Ovviamente no. E allora che cazzo dici, sì? Ma non è quello che hanno beccato a Fiumicino? Questo qua è il tizio che praticamente c'era una vecchietta. Okay. Gliela rubata, è andata a Fiumicino, ha preso il biglietto per le Maldive e l'hanno arrestato. Io sapevo solo che sarà intascato il gratta e vinci, punto. Poi il resto. Ok, vabbè, insomma, questo qua è il tizio che ha fregato il gratta e vinci alla vecchia. Ok. E allora, aspetta, leggo io. Rode. Rode. Vabbè, perché Rode. C'hai il microfono davanti, rompe i coglioni. Okay. Allora, ora la mia domanda è: se voi ve lo fosse trovato davanti, no? Nel senso, cioè voi siete il tabaccaio, sì. Ok, e c'è la tizia che compra questo gratta e vinci e vinci 500.000 euro. Ok. Cosa fate? Allora, se la vecchia se ne accorge, sono costretto a darglielo. Se non se ne accorge, me lo tasco io. Questa è proprio la tua mente calabrese, comunque. Cosa vuol dire? Che non c'è la mente di chiunque. Allora, è vero, ma perché? Cioè, la domanda è perché? Ma perché vecchia? Tanto in altri 2 anni è morta. Beh, ma magari c'hai nipoti. Vabbè, secondo me è stato nipoti. L'unico onesto. Dodo? No, io mi complimenterei con lei. Ti complimenteresti? Sì, anzi in cercheresti realtà cercheresti di fartela in no. realtà, così poi no, al massimo no, gli strappo un matrimonio, però schifo. Però è bello vedere i modi comunque che ha ogni persona per fregare il prossimo. A parte gli scherzi, sembrerà assurdo, ma mi assicurerei che nessuno la fregasse. Cioè che solo tu devi fregare. E tu invece? Allora, per meme, se devo fare il memoso, sì, tipo cercherei di fare qualcosa. Però in realtà, conoscendomi, glielo lascerei, nel senso, ovviamente l'ha vinto lei. Ma io dico, ma non è che 5.000 euro che non ti servono? Se ti avanzano, se ti avanzano, tanto che ce devi farsi? I miei nipotini. Vabbè, allora a quel punto, ragazzi, Livio beve il caffè col cucchiaino. Anzi, che non la fa col mignolo azzardo. Perché mescolavo, miscelavo, sì, 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 e bevevavo. Allora, Gaetano Scutellaro, ok, è ormai diventato celebre in Italia. Dopo il caso del gratta e vinci di Napoli, poteva essere ovunque. No! L'uomo, accuse pesanti. L'uomo è stato fermato dai carabinieri perché è stato accusato di aver rubato il biglietto da 500.000 euro che la vecchietta era andata in tabaccheria a chiedere di riscuotere. Lui si difende sostenendo che quel biglietto fosse suo, ma non la pensano così le forze dell'ordine, che lo hanno bloccato in aeroporto a Fiumicino mentre tentava di imbarcarsi per le Canarie. Però evidentemente, nonostante ciò, è in libertà. Chi? È sto tizio. L'hanno arrestato, l'hai letto te, ma che sei? Cioè, ormai neanche riesci più a... L'hanno arrestato in quel momento, ma adesso è fuori. L'hanno placcato. Dal suo profilo Facebook, la vita di Scutellaro sembra tutt'altro che triste. Tra vacanze, viaggi esotici e serate tra cene locali, si sprecano le foto della bella vita di Gaetano, ora accusato di furto pluriaggravato e tentata aggressione. Come tentata aggressione? Vabbè, la vecchia. Ah, gliela c'era la vecchia, c'era la vecchia. Beh, certo. Oddio, tipo pensavo... Space Jam, ce l'ha la vecchia, ce io la vecchia! Addosso. Ah no, io pensavo gliel'avesse proprio fregato di soppiatto, greve. Fa ridere. Ma come scrive Voce di Napoli, sito attendibilissimo, ma ricordiamo tra l'altro siamo sul Leggo attualmente. In tutto... Stai leggendo? Niente, vai. Stiamo sul Leggo. Il... quotidiano Leggo. Sì. Italiano. Non tutto è oro. Leggo in italiano. Sì, leggo in italiano. Non tutto è oro ciò che luccica. Alle sue spalle ci sarebbero infatti numerosi precedenti penali e in passato sarebbe stato anche detenuto in carcere per una rapina. Quindi insomma. Vabbè, ah, una ragazzetta apposta. Però io la cosa che mi chiedo è questa, no?
Ciao signor DJ, la cosa che mi chiedo è questa, porca miseria. Questo qua è un tizio che comunque ha fatto cose molto gravi, no? Una rapina, eccetera. Dovrebbe... Dai, lui... Si chiama pregiudicato. Lui... Dove vuoi arrivare, vai. Lui, da brava persona, si è aperto un tabaccaio. Lo sapevo. Tabacchino. Una volta che uno fa un crimine è morto. No, dico, questo poveraccio si è aperto questa... Attività. Questa attività. E subito... Lo mettono in difficoltà. Certo. La vecchia è stata. Lui cerca di tenersi fuori dai guai, ma poi è come gli metti 500. Una vecchietta, ma neanche di un tipo. Una vecchietta arriva, oh, 500. Ma magari, allora mi stai tentando. Ma magari la vecchietta era in borghese, capito? Sì, ho capito, ma allora lo, no, io mi immagino lui che fa, ma allora lo fate apposta, vi volete vedere in carte. Era una finanziera in borghese, capito? Stava lì, cioè, ho capito, ma questo è tentazione. Questi 500.000 euro? Non è suo, è di sua moglie, vabbè, ma perché magari di lui non si fida, però, poverino. Però tendenzialmente e probabilmente ci lavorava anche lui, quindi... Quindi comunque voi li avreste ridati questi soldi. No, io non è che li avrei ridati. Io avrei aiutato la signora ad avere il suo giusto compenso. 1000 euro. No, ripeto, brava, se non vinto, se ne fosse accorta, signori, me ne signora, lei ha vinto 500 euro. Ma qua c'è scritto 5... No, quella è una virgola, signora. Ma poi il problema sta nel fatto che ovviamente tutte queste ricostruzioni sono approssimative, perché non ti dicono se lei l'ha grattato lì e l'ha riscosso subito, se l'ha grattato magari a casa e poi è tornata lì e l'ha riscosso, perché se l'ha riscosso subito, ok, magari ha peccato un po' di ingenuità, perché so 500.000 euro, sei una signora anziana, sei da sola, sì, è pericoloso. Se è tornata a casa e poi ci è ritornata da sola, ancora peggio, perché chiami tuo figlio, tuo nipote, chiunque, certo, insomma, che ti accompagni a riscuotere poi quella somma di denaro. Certo. Sì, comunque sia, poi non credo Somma di denaro, insomma, e poi per queste cifre credo che tu dia il gratta e vinci, poi ti sia attestato un scontrino, certo, qualcosa, e poi tu li vada a ritirare in altri luoghi, certo. Non credo che poi ti fanno uscire dal tabaccaio 500.000 euro contanti, insomma. No, contanti no, però... sarebbe scomodo. E no, se io fossi stato ovviamente il tabaccaio, comunque sia il titolare, magari prima di farlo vedere, avendo visto la signora, gli avrei detto magari chiami suo figlio, chiami un suo parente, chiami qualcuno, si faccia venire a prendere, perché insomma andando in giro... Cioè vi rendete conto che quel pezzetto di carta... Ci sono 500.000. Ma capisci che comunque le possibilità sono veramente minime per poterli vincere. No, io non sto dicendo quello, sto dicendo che comunque in quel pezzettino, cioè se ti casca qualsiasi, in quel pezzettino ci stanno 500.000 euro. E a volte anche di più, molto di più, capito? Dipende con la schedina del No, però il gratta e vinci dipende che gratta e vinci. Immaginati la schedina del Super Enalotto vincente. Vabbè, la schedina del Superenalotto è un po' più complicata da fare, cioè no, non è che la fai lì e via. Ok, però insomma in queste cose c'è sempre la ricevuta, quindi anche se tu dovessi perderti il biglietto, c'è la ricevuta che attesta il fatto che tu hai giocato quei numeri, eccetera eccetera. Ci può stare. Va bene, comunque c'è anche la sosta latina e la versione dell'anziana. Gravi le accuse che il PM Daniela Verone e il procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli gli contestano, e non si esclude che l'uomo possa aver chiesto soldi in cambio della restituzione del tagliando vincente. Tra l'altro qua vediamo lui che si diverte, capito? Guardalo proprio. Ah, Aremma vita. Vabbè, scusami, la foto di prima non ho capito. Vai avanti. Vabbè, lui col cane. Ho capito. Ma magari il cane se l'è comprato quei soldi. Che bello, ha cagato il cane. Ciao Giovanni, che ne so io. Vabbè, comunque, insomma, c'è stato un po' di scalpore su questa cosa. Ma la notizia, secondo me, più bella della giornata è un'altra. Perché questa qua l'hanno detta tutti. Ma qui siamo per qualcosa di meglio. Okay, qualcosa di ancora pensavo meglio. Per il sociale. Già il titolo ti farà ridere. Già il titolo ti farà ridere.
Ok. Assalto al portavalore in autostrada, rapinatori incendiano due auto, ma il blindato è vuoto. Che sfiga, cazzo. Cioè, che sfiga. Che deficiente. Ma come che sfiga? Ma che ricordi il momento sfiga? Tra tutte le cose potete dire che senso, sfiga. Arrivi al punto tale, da dare fuoco a due auto, corri dietro a un robo blindato e poi non becchi un cazzo di niente lì. Pensa che deficiente che sei. Cioè, uno lo dovrebbe sapere se quel blindato contiene o meno dei soldi. Non è che ma saranno primo blindato che passa in autostrada, vabbè dai, quello. No, andata, no. Spesso fanno così, però, Gli stupidi, quelli che poi si fanno beccare. Cioè, raga, ma stiamo scherzando. Morello, il tizio dice, io sto guidando quello tranquillo, so che non c'è niente, poi arrivano i due tizi dietro che provano a fottere. Ma sai che molte volte, quando si portano i blindati, molte volte ne partono tipo 10, di cui uno è quello che realmente c'ha i soldi. Molte sì, vabbè, quelli sono i film. Molte volte succede così. Come ad esempio, che ne so, se Angela Merkel deve andare in un posto, partono tipo 10 auto. Ma che c'entra? Angela Merkel non affina, non entra in blindato. È per dire, al massimo hanno le scorte, sì, ma più blindati no. Parte una macchina con altre due macchine, una dietro e una davanti, e c'è la polizia che li scorta. Funziona non così. Sempre. A volte per di più, ma lo fanno anche i VIP, per ma di stare panica. Vabbè, per dire, cioè. Quelli sono i film. Sì. Intanto. E poi un conto è Angela Merkel, un conto è il presidente degli Stati Uniti, che c'è tanta differenza. Ok, lì allora là gli piace fasse sartanaria, insomma. Mm-hmm. E qua fortunatamente no. Mm-hmm. Qua fortunatamente no. E quindi lì sì. Anche perché poi lì hanno un potere, un dominio un po' più grande, un po' più vasto della Germania, dell'Italia, della Francia. Vabbè, certo. Sì. Allora, io ripeto, poi ovviamente questa è una frase meme, ok? Sì. È una frase meme. Però, poteva succedere ovunque. Vabbè. E dove è successo? Un tentativo di rapina finito male, anzi malissimo. Questa mattina all'alba sull'autostrada A16 Napoli, Canosa. Tra Candela e Cirignola Ovest, direzione sud del Foggiano. Madonna, quante. Diciamo che è quel triangolo. Il triangolo delle Bermuda, ok. Un gruppo di rapinatori ha bloccato la carreggiata con due veicoli dati alle fiamme per provare ad assaltare un tir. I malviventi poi si sono accorti che il camion era vuoto e che l'autotrasportatore, un napoletano di 54 anni, stava semplicemente andando a caricare scarpe in un calzaturificio di Lecce. Posso dire che questo, non so come chiamarlo, che ha scritto l'articolo e il titolo, è un idiota. Credo. Dov'è il blindato? Era un tir, sì, che andava a prendere le scarpe. Cioè tu me fai tir blindato. Me l'hai fatta vedere come, non lo so, il portavalori con centinaia di migliaia di euro dentro. No, poi lo era, so, Vincenzo, stavo scherzando. Era un tir che andava a piare le scarpe. Eh sì. Ah, dice almeno. Oh, magari erano dei tizi che non avevano più tante scarpe. Sì, ma non è un blindato. Cioè magari non era un cazzo di blindato. Era un tir. Ma che cazzo dici un tir blindato? Un che tir cazzo blindato. È? Pesa 300 milioni di chili. Che cos'è un tir blindato? Un tir blindato, famosissimo tir blindato. Sì, Fast and Furious. Vabbè, voi perché non conoscete, ma i tir blindati esistono. Vabbè, ma questa è una bufala. Cioè, sempre per rimanere in tema, no? In zona. In zona, capito? Ah, sì. Okay. Che cazzo è un tir che portava scarpe? Cioè, questi ma non è una notizia. Cioè, nel senso, non è una notizia, è una cosa che succede spesso. Però fa ride, dai. No, sì, però fa ride perché è un cane che l'ha scritta. La storia che assaltano, tra virgolette, i tir, che ci sono scarpe, vestiti, eccetera, è la base delle bancarelle che si trovano in giro, insomma, chi no? Lo sa, magari era un tir che trasportava Air Force One per Off-White. Allora che cazzo potevo pure capire? Sì, le col tir le trasportano Off-White. Ce ne sta tre, te ne danno tre a volta. Vedete che è una cosa che succede, non è una cosa bella, ma che succede spesso, che assaltano questi tir, questi comunque sia mezzi che portano tante scarpe, tanti vestiti, per poi rivenderli a basso prezzo o comunque sia anche copiarli. Ciao Astemio.
Ma il problema è che ormai non sanno manco fa più i criminali. Cioè, una volta c'era tutto uno studio dietro, invece adesso, oh, zio, andiamo a fa. Vabbè, c'era quello un po' di tempo che ha lasciato Facebook aperto quando è andata a rapinare una casa. Ah, sì, sì, bellissimo, cioè, quindi... bellissimo. Ormai con questi social... O quello che si era masturbato e quindi l'hanno beccato... No, questa non la so, sì, scusa, sì. Com'era? Ce n'era, mi ricordo poi... Buono, che questo qui si stava masturbando e ha perso troppo tempo e quindi sono arrivati le forze dell'ordine e l'hanno beccato. Ma quando tira. Sì, ma che te devi masturbare? Entra a casa di uno che vai a... Ciao Ari! Ciao Ari! Ma ce ne stanno alcune assurde. Magari ha visto la foto della moglie che era molto attraente, così, quando tira dice io non posso fare una rapina in queste condizioni, mi ma devo scaricare. Ma a sto punto rubati la foto e poi fai dopo, no? No, ma in quel momento magari stai in un momento in cui dici no, non riesco. Poi ti fanno male le palle, capito? Capito, dici non riesco in queste condizioni a fare una rapina. Non capito? È una cosa che comprendo, però va bene. Va bene. Comunque andiamo avanti. Ci mancava solo che dicessero che il mezzo blindato era un camioncino da frutta. Ortofrutta. Ma mo magari frutta. L'uomo sfuggito al tentativo di rapina grazie alla propria reazione. Ha dato l'allarme e ha trovato una pattuglia di carabinieri ad attenderlo all'uscita dell'autostrada, al casello di Cerignola Ovest. A quanto si apprende, i rapinatori che lo hanno affiancato a bordo della BMW gli hanno puntato contro una sorta di lampeggiante, un altro espediente per tentare di costringerlo a fermarsi insieme ai due veicoli dati alle fiamme al centro della carreggiata. Un furgone rubato ad Andria e un'auto rubata a Canosa. Quindi pure con la BMW hanno cercato di fare... Rubato. Sì, però per dire, no? Cioè, no. È bello perché... Cioè, quindi questi... Hanno rubato le macchine... Esatto, questi sono partiti da Canosa, hanno rubato due mezzi, un furgoncino e una BMW. Mm-hmm. Poi hanno bruciato due macchine in mezzo alla carreggiata. Sono entrati in... neanche sono riusciti, perché questo ha detto che è scappato. Sì. Hanno provato a fermare sto mezzo... Blindato mezzo secondo blindato. Me era il nome che ci stava di fuori, si chiamava blindato. Ah, c'era scritto, era la marca. Mezzo blindato, per poi scoprire che era vuoto. E comunque sia, portava le scarpe. Fantastico. No, cioè doveva portare, neanche un cazzo, capito? Cioè, la vita, insomma. Ragazzi, un appello a tutti i rapinatori, informatevi meglio. Non so, giusto, quanti reati abbiamo potuto fare in questo momento. Però porca miseria, hanno rubato delle macchine, quindi c'è, cioè, gente comunque proprio, non dico, cioè, presa dalla strada. Lo fa proprio di mestiere, tra virgolette, cioè, perché... ma spero che ci sia qualcuno che gli dica cosa fare, perché così durano poco. Cioè, anzi, Andria, no, meglio. Non Andria, ok, scusa Giovanni, scusa. Allora, altra notizia del giorno. Green Pass. Sì, ma le chiudi quelle prima che mi danno fastidio. No, le lasciamo aperte. Comunque, in teoria dovrebbe essere così, tier blindati. Mai visto uno. Ah, vedi, guarda che ho capito, Fast and Furious, ma tu l'hai mai visto in giro? Dai. Tier blindati, io lo sapevo. Fate gli auguri ad Ari che ha passato l'esame. Auguri Ari! Yay! Ma non si dice brava Ari? Auguri di che? Auguri di che? Green Pass. A semi, auguri di che? Che cazzato. Ciao Domenico. Mica gli hanno regalato 500.000 euro, eh? Magari, cazzo. Con un biglietto della lotteria. Magari, del gratta e vinci che sia. Ah, io volevo fare un appunto. Sì. Quanto il Covid ha modificato il mondo, ma nello specifico vorrei mettere all'attenzione una cosa. Che l'Italia è l'unica nazionale che ha vinto un europeo in un anno dispari. Ha vinto okay. Due europei in un anno dispari. No, uno. Due. C'è stato un altro europeo fatto in un anno dispari. Sì, quest'anno era di pallavolo e l'abbiamo vinto femminile. Ah, sì, ok, con sta pallavolo, io sto di calcio. Oh, pallavolo, che cazzo vuol dire? Sport. Io stavo parlando di calcio. Brutta bestia. Vabbè, questo è sport shaming. Ma perché c'ha la ragazza che fa pallavolo, quindi... No, capito? Questo è sport shaming. Adesso è di parte. Un mese fa, due mesi fa avrebbe detto, ah, sti cazzi. Io. Ma cosa dici? Sempre seguito la pallavolo. Sempre seguito tutti gli sport, fondamentalmente. Tutti? Quasi tutti. Quelli con le sfere, sì. Curling.
non sono sfere comunque sia, ma seguo anche il Carling. Segui anche il Carling? Assolutamente sì. Dimmi il maggior... Ma che i nomi, mo che cazzo ne so? Certo, seguire non vuol dire sapere i nomi dei giocatori. Beh. Uno. Si chiamano Stones. Perché sono delle... pietre. Bravo. Vabbè. Va bene. Comunque... bravo Nick, sono assolutamente d'accordo. Allora, Green Pass. I partiti della maggioranza, compresa la Lega, ritirano gli emendamenti, salta la fiducia. Ok, okay. Sta succedendo un casino con questo Green Pass. Lo rendiamo obbligatorio, non lo rendiamo obbligatorio, lo rendiamo obbligatorio senza renderlo obbligatorio. Quindi è un bel casino. Quindi si sta cercando una soluzione anche per essere... Guarda Giovanni che prova a stuzzicarmi, ma non sa. Ma non sa... Esperto judoka italiano. Sì, ho fatto judo da piccolo. È un bellissimo sport. E perché non l'hai steso? Se vuole mi stende pure senza judo probabilmente. Sì. Quindi, vabbè, basta pure che ti soffiano addosso e cadi per terra. L'Italia ha vinto anche gli europei di procrastinanza. Quello sì, quello sì, ma ogni anno quello. Allora, il governo non porrà la fiducia sul decreto legge sul Green Pass. Secondo fonti parlamentari, tutti i partiti della maggioranza, compresa la Lega, hanno infatti ritirato gli emendamenti al di là dell'esame dell'Aula della Camera. In base a quante nostre proposte verranno accolte, ci comporteremo di conseguenza. Non è mai stata in discussione la fiducia in Draghi o in questo governo, ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, parlando con i cronisti fuori dal Senato. Decreto in discussione. Allora, qualcuno voleva mettere la fiducia eliminando la discussione in Parlamento. Invece, ha proseguito il leader leghista, in Parlamento esiste il Parlamento esiste per parlare, per discutere, cazzo, che a Parlamento. Però non è scontato. Non è scontato, sono quelle parole che ci arrivi dopo al perché si no, però non è scontato, cioè chi ci arriva dopo è perché vabbè. Ci sono molte parole che dici, ah, ma quindi deriva da quello. Sì, non... lo so, Lido. Vabbè. E quindi già in questo è un passo avanti per quanto ci riguarda. Voi che cosa fareste? Voi mettereste il Green Pass obbligatorio? Allora, il problema è che... O comunque pensate che il metodo attuale sia palesemente una paraculata? Allora, il problema di adesso è che sembrerebbe, nello specifico Pfizer... che è in procinto di, comunque sia, è successo ma uscirà a breve, ha trovato una cura che esula dai vaccini. Questo cosa comporta? Comporta che i vaccini non possono più diventare obbligatori come avrebbero voluto fare da qui a breve. Comporta che il Green Pass diventa inutile, perché se c'è una cura che non è quella del vaccino, il Green Pass è soltanto per chi è stato vaccinato, casca tutto il castello. Certo. Quindi bisogna vedere se questa cura è effettiva, sarà effettiva e era ancora in fase sperimentale, e se è così cade tutta questa teoria del Green Pass. Poi il Green Pass diventa obbligatorio per cosa? Per fare cosa? Per chi? Sempre al chiuso può essere valido? Sì, può essere valido. All'aperto può essere valido. Fondamentalmente se non fermi la gente per strada e gli chiedi il Green Pass, anche nei locali o nei luoghi all'aperto sarebbe inutile chiedere il Green Pass, ok? Uh-huh. Può essere utilizzato come deterrente per le persone per vaccinarsi? Uh-huh. Sì, potrebbe esserlo. Per i professionisti di determinati lavori, esempio professori, tutta l'ambiente pubblico fondamentalmente, perché il privato decide lui per la propria sicurezza. Poi, se non viene però assicurata la sicurezza, sono i cavoli del proprietario, insomma. Certo. Quindi, secondo me, l'obbligo al pubblico va bene. Ehi, Livio. Sai che domenica sono a Milano? Finalmente vado a vedere il mio amore più grande, Cuore Rosso. Peccato che la potrò vedere per soli 90 minuti. Dodo coglione, ma ieri ho scoperto che sei un sindacalista. Non avevo dubbi che fossi un nulla facente. No, dai, scherzo. Com'è andato il tuo progetto? Mi sono visto un pezzo della live prima mentre cagavo. E in realtà è andato benissimo. Siamo operativi da ieri, che è lunedì,
e abbiamo tutte le cose in ordine, in regola, conto corrente aperto, IBAN, codice fiscale, tutto quanto. E adesso piano piano si faranno gli iscritti e Dio vede e provvede, come si dice. Sì. Non è vero, io vedo e provvedo. Va bene. Comunque, tra l'altro, ieri siamo andati, c'era anche Dario, siamo andati in un locale e all'aperto c'era il proprietario che ci... Era un po' strano quel proprietario, sinceramente. Zona Pigneto. Ok. Ok. E praticamente stavamo fuori e ci voleva dividere in gruppi da sei. E noi gli dicevamo, guarda che non è più obbligatorio questa cosa, se stai all'aperto. Sì. Se stai al chiuso, sì. Se stai all'aperto, no. Lo so, però poi mi rompono le scatole, così ci ha diviso. E a un certo punto... Un uomo misterioso, cioè presente l'uomo di Conan? Un essere misterioso, non sappiamo il sesso. Esatto, non sappiamo nulla. Ha iniziato a tirarci della verdura. Ok. Ok, ci ha tirato tipo, che cos'era? Un sedano? No, delle cipolle, sicuro. Delle cipolle, perché... Vabbè, ci ha tirato della roba. Mi ricordo. E c'era Gianluca che stava così, tipo, è stato tutto il tempo così. Appena si distoglia lo sguardo, ritornava a bombardare le cose. Non è possibile, l'unico momento in cui ho abbassato lo sguardo. Poi Gianluca non se la prende per niente. No, no, ha detto, guarda, se io lo scopro mi arrabbico tipo Spider-Man. Così. E a un certo punto, che cosa è successo? Ci siamo allontanati io e Dario e ci ha lanciato i sassi. Madonna. Sì, sì, ci ha lanciato i sassi, ci ha lisciato. È pericoloso. Simone è scattato subito, tutto così, vieni fuori, vieni fuori. E non abbiamo scoperto, era bravo, ha tenuto sotto scacco tutti quanti questo tizio, c'era tipo tutta una folla. Sì, poi ci siamo tipo appostati per tre quarti d'ora a vedere se usciva fuori di nuovo il bastardo a tirare roba. Sì, sì, incredibile, sì. Incredibile. Comunque Ari assolutamente sì, sei la benvenuta. E è a partita IVA, Giovanni credo che me l'avessi chiesto. Eh sì, assolutamente, a partita IVA gli associati, ma le tasse si pagano pure a partita IVA. Vabbè, è normale. Si pagano in ogni caso. Comunque. Allora, studenti vaccinati a scuola senza mascherina, l'idea del ministro Bianchi. Ma scusa, perché hai voluto provare a non essere monotono, ma hai fallito miseramente. Riprova. No, è per mettere l'accento. Riprova perché è andato malissimo. Studenti vaccinati a scuola senza mascherina. Porca miseria, sei incapace, oh. Vabbè, che vuoi? Cioè, pathos zero. Ma non rompe i coglioni. Divide gli esperti, sbagliato e pericoloso. Ok? Grazie, Domenico. Allora... Mega Ride, Non prenderlo in giro, che quelli sono anche i miei Ride. Ah, scusate, possiamo sentire? Già si sente basso questo Bianchi. Video di merda. Hai ragione, perdona. L'impegno che ci avevamo preso era quello di ripartire avendo tutti i docenti al loro posto. Sono veramente contento di dire che questo impegno che ci avevamo presi tutti assieme quest'anno sarà realizzato per la prima volta. Per la prima volta nella storia della Repubblica noi partiremo il 13 avendo tutti i docenti indicati dal Ministero al loro posto. Sto parlando di... E niente... Perché non... Ma tolto Livio che lavora per modo di dire, il piccolo Ciadandra è ancora alle medie. Tu dodo coglione, oltre che fare il sindacalista fai altro? O infili solo il naso nel culo di Max? Ragazzi, io settimana prossima faccio 21 anni, avete rotto il cazzo. Sono maggiorenne, ok? È il nostro... 21 anni è un modo per dire che è al contrario, sono 12. No. E sì, sì, che faccio anche padronato, CAF, eccetera, eccetera. Vabbè, poi altre mille cose che noiose. Rispetto ai 112.473 cattedre vuote e vacanti autorizzate dal Ministero dell'Università, dell'Economia e Finanze, noi avremo 58.735 posizioni a ruolo già assegnate. Non abbiamo atteso il 1° settembre come succedeva, ma l'abbiamo fatto in agosto,
e abbiamo altri 53.738 incarichi annuali, quelli che generalmente venivano assegnati fra ottobre e novembre. Noi li abbiamo assegnati ieri 6 di settembre. Ok, allora, da qualche giorno, in vista della riapertura delle scuole, si parla di studenti senza mascherina e questa sarebbe una grande rivoluzione. Sì. Cioè, tornare alla normalità. Sì. Ok, questa è la rivoluzione ormai attualmente. In classe, nel caso, siano tutti vaccinati. Quindi, se sono tutti vaccinati, si può andare senza maschera. Se c'è uno stronzo... Tutti con la mascherina. Pensa quanto può essere bullizzato sto tizio. Che poi secondo me andrebbe portato lo stesso anche col vaccino, perché col vaccino non vuol dire che non prendi il virus, semplicemente non hai sintomi. A prenderlo lo prendi lo stesso. Ah, sì. Se c'è la variante Delta è molto più difficile. Vabbè. È molto più difficile col vaccino prendere il Covid. È possibile, no, ma no, è molto più difficile. Allora, il problema è che in questi casi, secondo me, cioè, tutte le cose che fai sono tutte sbagliate. Cioè, non c'è mai la cosa giusta. Perché se fai una cosa da un lato, sbagli dall'altro. Se la fai dall'altro, sbagli in quell'opposto. Ok? Uh-huh. Quindi, se stanno tutti con la mascherina è sbagliato, perché in realtà si potrebbe stare senza mascherina, eccetera, eccetera. Se stai senza mascherina, però è sbagliato, perché se c'è qualcuno, eccetera, eccetera, eccetera. Partendo dal presupposto che... E noi pensiamo alla normalità, ma tante persone per problemi di natura fisiologica, fisica e di malattie non hanno questa fortuna di essere e di passare una vita normale, perché se c'è una persona che ha dei problemi congeniti a livello di polmonare, a livello di qualsiasi cosa, che non gli ha potuto permettere magari di fare il vaccino, di vaccinarsi, quindi continua ad essere fragile nei confronti del virus, non deve assolutamente essere bullizzato, comunque sia estromesso dalla vita. Ha i suoi problemi, ma non deve essere estromesso. Quindi sì, se sono tutti vaccinati, lui non è vaccinato perché non può, perché ha dei problemi ben maggiori del virus, che col virus potrebbero portarli poi a... la conseguenza peggiore che ci sia, non ha senso in questo caso bullizzarlo, estrometterlo o escluderlo. Certo. Allo stesso modo anche un professore potrebbe avere questa cosa, un professore che magari è stato o è sotto chemio, quindi immunodepresso, non può vaccinarsi o comunque sia ha problemi, anche se vaccinato potrebbe comunque sia avere problemi, perché non reagisce bene il corpo a determinate cose. Tra l'influenza, una delle più gravi e una delle più diffuse, appunto, quello è il problema. Certo. Vero, è perché devi andare a crocifiggere il professore che per problemi reali. No, no, gravi. Ma infatti, ma poi, cioè, io, allora, perché questo è un problema? Io già, ad esempio, per andare a Milano sono 3 ore di treno e sono 3 ore in cui tu devi avere la mascherina. Uh-huh. Io mi immagino invece per tutto l'arco della giornata scolastica, magari sono anche 8 ore. Avere la mascherina per 8 ore è pesante. Oddio, facciamo 5 che la infatti, io ho detto ore... anche per 8 ore. Ci stanno le scuole durano fino alle 4. No, adesso credo che proprio per disposizioni di legge, ma già da prima sono un po' diverse le ore. Ci sono delle pause tra le ore, però proprio per mettere i ricircoli d'aria, tutte queste cose qui. E quindi è un po' meglio. Uh-huh. E durano di meno perché ad esempio la sorella di Giulia che va ancora a scuola e mi sembra che le prime settimane fanno 2 ore di scuola. Uh-huh. E comunque sia è gestita un po' meglio. Certo. A livello di anche di stress, anche di cose, proprio per quella problematica Covid. Sì, perché poi uno dice magari, per dire, no, la mascherina, dice vabbè, che ci vuole, ti metti a mascherina, in realtà comunque averla per ore no, è una cosa molto pesante. Cioè io lo riscontro ad esempio quando prendo il treno, anche per 3 ore avere la mascherina per 3 ore, dice è poco però è pesante, cioè comunque non è che respiri perfettamente, respiri no, bene, certo. Però ti riscalda, specialmente col caldo, è un problema. Nelle scuole ad esempio che non c'è l'aria condizionata,
c'hai ste mascherine qua che ti, che sì, ti sì, distruggono, sì. Non è facile. Io 5 ore, no, punto, è questo il problema. C'è poco da fare, l'obbligo indispensabile modalità per... non puoi vaccinarti per ragioni mediche, ok, certifichiamo il medico di base, visita col medico dell'Ips. Sì, il problema è allora, aspetta, ti fermo subito, aspetta, ti fermo subito. Vale, visita col medico dell'Inps è utopia. È utopia, perché no, dopo The Nick rompessero il cazzo questi babbi di minchia di ragazzini del cazzo a casa da 2 anni per una cazzo di mascherina. La tengo su 6 ore al giorno al lavoro, ti abitui. Punto. No, no, lo so. Però, insomma, tornare alla normalità, specialmente alle nelle scuole, è un grosso passo avanti. E giustamente lo dicono, se sono tutti vaccinati in classe, si può levare. Ed è una cosa giusta. Il problema è se c'è uno che non si vaccina per determinati motivi, rischio trombosi o altre cose, anche un'allergia. Sì, può sì, non farti vaccinare volendo. Comunque sia, però... rispondendo alla cosa di Vale, noi abbiamo un sacco di persone che sono pazienti oncologici che necessitano di visita dal medico dell'Inps, che ancora non l'hanno ricevuta, ma a distanza di un anno. Loro che dovrebbero percepire un'indennità, perché ovviamente hanno un problema effettivo e grave, quindi immaginati se... una persona per dei problemi X, che per non farsi il vaccino, per farsi il certificato del medico, anche perché ad esempio, faccio un esempio che sta all'HP, mio padre soffre di psoriasi e da giovane per un intervento all'appendicite è rimasto in coma per 3 giorni. Quindi ha avuto dei problemi e il medico non gli ha certificato il fatto che lui in teoria potrebbe avere dei problemi con il vaccino. Ok. Perché comunque sia, quando vai in coma hai degli strascichi, cioè il tuo corpo ha reagito male già una volta e potrebbe avere dei problemi a livello di fegato, comunque sia. Ma anche solo il fatto che magari dopo il vaccino ti lasciano comunque 15 minuti lì, perché certo. Quindi, nonostante tu magari non sia a rischio, non si sa mai. Esatto, quindi molte problematiche mediche non sono riconosciute dal fatto che ti danno la certificazione e non devi farti il vaccino, ma hai il Green Pass. Ci sono mille problemi su questa cosa. Quindi, come al solito, la ragione non c'è, cioè se vogliamo dirla sta nel mezzo, ma secondo me proprio non esiste. Comunque, allora, la possibilità di togliere la mascherina ha aggiunto un segnale forte di ritorno alla normalità, giustissimo. E anche oggi parlando in commissione istituzionale alla Camera, Bianchi ha ricordato che la possibilità è stata prevista nel decreto legge del 6 agosto scorso sulle misure urgenti per il ritorno, per il rientro a scuola. Stiamo ragionando sulle linee guida. Quando sarà l'ora accompagneremo il preside nella gestione di queste situazioni. Nessun dirigente scolastico sarà abbandonato. Quindi comunque c'è un minimo di protezione su queste cose, il che va bene, mi fa sperare bene, insomma, ci stiamo cercando di tornare alla normalità. Il problema è che ogni volta che cerchiamo di tornare alla normalità, il picco si rialza di nuovo e c'è una marcia indietro. È questo che... Però, allora, intanto Stefano, ti dico, sì, hai ragione. Il 2021, Greta Livia! Fanculo, tu e Stiale. Sto coso anzi, è altissimo. Anzi... non si prendono neanche il rischio, cioè loro dicono no di base, così almeno non cioè se ne lavano le mani e dicono vabbè, io non c'entro niente, fa come te pare. E stai dicendo sta cosa, io mi sono un attimo perso. Va bene, dai, allora io direi, che cosa avevi detto? Che cosa? Vabbè, è un segnale forte di ritorno alla normalità, bla bla. Ah, no, sì, del ritorno alla normalità e dei del picco che risale. Sì, è vero che il picco risale. Quando riaprono le discoteche. Ma no, ma le discoteche sono riaperte ufficialmente. Sì, sì, però vabbè, in teoria devono stare seduti. Belle, le discoteche seduti, vabbè, sono bello, molto belle. Ma anche se il picco risale, il fatto è che comunque sia ci sono meno ricoveri per la questione Covid. Ovviamente ci saranno altri tipi di ricoveri
terapia intensiva, certo. Perché le persone, ahimè, ma stanno male per altri motivi. Ma il problema non è neanche la gravità, cioè, quanto appunto l'intasamento. Esatto, cioè se si contagiano tutti fondamentalmente, ma tutti quelli contagiati hanno il sono vaccinati e quindi non hanno i sintomi, non stanno male. Certo, va certo, bene, ma assolutamente. Tra virgolette, va bene, non dovrebbe succedere perché è una vergogna. Si spera di arrivare all'abolizione, all'abbattimento del virus, sì, però. Sì, sì. Ma vedremo in futuro. C'è una notizia del giorno che a me ha fatto molto sorridere, quindi ve la presento, è solo un piccolo sketch veloce. Rubiter, Berlusconi chiede un nuovo rinvio dell'udienza a Milano per motivi di salute. Tu magari sei più giovane, ma te lo ricordi il caso Ruby? No. Praticamente Berlusconi faceva questi festini birichini, sì, okay. Dove appunto a una certa è arrivata pure questa Ruby che era minorenne, adesso sarà più grande di te probabilmente. Mi ricordo. E quindi questa udienza va avanti a quanto? Almeno 10 anni? Penso di più. Cioè, sì. Siamo tutti d'accordo che probabilmente Berlusconi... ci avrà una fine lieta, diciamo, insomma. In che senso? Prima del giudizio definitivo. Allora, io allora, su queste vicende è sempre la stessa cosa. Se non l'hai vissuta, sì, è il famoso Bunga Bunga. Il Bunga Bunga è diventato famoso in tutto il mondo e ci ha dato prestigio agli occhi del se mondo. Se uno non l'ha vissuta, non sa mai com'è andata. Cioè, questa cosa la sanno lui e lei. Uh-huh. E forse qualcuno che stava là in mezzo. Se lei ti arriva e ti dice guarda c'ho 21 anni, poi in realtà ce n'ha 17, mo che siamo a casa di una persona, cioè se uno entra in casa e ti dice guarda c'ho 21 anni, che ti fai? No, mi fai vedere la carta d'identità? Poi fai... Sì, però il problema, il problema è che sei Berlusconi, cioè... Sì, ma guarda, probabilmente... Porca puttana, spiego, dai, premessa, non sto dando ragione a Berlusconi, che ci mancherebbe altro. No, stai dicendo che non si può sapere. Sto valutando il caso più oggettivamente possibile. Dunque, guarda caso, ogni volta si sente male in questo no, periodo, sì, dell'anno. Vabbè, ma certo, ma che lui stia cercando di sviare... Certo, erano uscite pure fake news che dicevano che era morto. Sì, ogni anno succede. Però, cioè, a casa... Ma questo ci seppellisce tutti, diciamolo. A casa di Berlusconi, quante persone c'entravano in quei festini a sera? Beh, boh, 50. Sì, ma de che? Ma chissà, ci sarà stato un... No, un pullulare di persone. Un grande assembramento. Un grande pull di persone. Un grande assembramento di persone. Ma ti ripeto, non credo che tu a tutte quante gli vai a chiedere quanti anni c'hai. Però è pericoloso. Se il presidente all'epoca del consiglio devi un attimo. Vabbè, ma lui se ne sbatteva il calcio. Ma sicuramente lui voleva scopare. Il mollo l'assegno e diceva bene. Assolutamente. Zitta. Assolutamente. Richiesta di legittimo impedimento. Silvio Berlusconi ha depositato una richiesta di rinvio per motivi di salute dell'udienza prevista per domani, mercoledì 8 settembre, del processo Rubiter a Milano. L'istanza sarà valutata dai giudici della settima sezione penale, presieduti da Marco Tremolada. Il tribunale aveva già concesso lo scorso maggio un lungo rinvio del dibattimento per tutti gli imputati, a cominciare dallo stesso leader di Forza Italia, sempre a causa delle sue condizioni di salute, che aveva portato al rinvio di quattro udienze di seguito. E questo insomma mi ha fatto ridere, però vabbè, piccolo spin-off delle notizie sicuramente di oggi. Sicuramente però menzione onorevole. Non è il periodo più florido di Berlusconi, insomma, si è visto... Vabbè, è anche vecchio ormai. È vecchio, porca fatto, miseria, non fatto, lo so. Sì, vabbè, ma è fatto di cera probabilmente. Vabbè, quanti c'ha? 86 anni? Ma penso, sì, anche forse qualcosina di più. Cerca un po' quanti anni c'ha... Ah, 86? Sì, io direi 86. Sì, intorno. Circa. E dammi 84, la 84, non è 84, 84, ok. Vabbè, insomma, 84 con la sua vita, cioè, con il suo tenore di vita. Perché dai, già tanto che ci è arrivato. Allora, altro argomento del giorno, è uscito questo, diciamo, tra virgolette, documentario
devono piacere ai numeri le nostre idee? Ovvero, tu hai un'idea. Sì. Ok? La porti avanti anche se ai numeri non riscontri che i numeri siano appropriati alla tua idea o no? Cioè, ti fai condizionare dai numeri? Dipende se quello vediamoci che porto il video ha un costo. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Sempre. Allora, la vera verità. Siamo tenuti in pugno dai mi piace. Per esistere dobbiamo essere liked. Nessuno si domanda. Devono piacere a tutti le nostre idee? Ok, faccio una piccola parentesi. Una piccola parentesi iniziale. Oggi sono i like, ieri erano le persone che dicevano mi piace. Certo, certo. Cioè, non è il like perché è sul social, è da sempre e sarà sempre così. Cioè, l'approvazione della massa è più forte di qualsiasi altra cosa. Ma certo, vediamo un attimo che cosa dice il video, no? Troppo, troppo grande. Parliamo tutti di qualità. Ma poi siamo circondati, assediati, dominati dai numeri. I contagi, l'indice di diffusione del virus, l'algoritmo che calcola il giallo e il rosso delle regioni sulla base del rapporto matematico tra numero di abitanti, malati e posti in ospedale. Il controllo sociale è numerico. E non riguarda soltanto la pandemia. Riguarda, in modo più sottile, i nostri pensieri, le idee e la loro condivisione. Nell'era dei social, c'è un solo modo di misurare in maniera immediata la popolarità, il consenso e di conseguenza la spendibilità di una battuta, un titolo di una share, like, follower, iscritti a un canale YouTube, sono strumenti che legittimano o affondano un profilo, un'idea, una foto. Le case editrici setacciano la rete per pescare blogger, influencer e, come si dice adesso, content creator, un battutista che si fa chiamare poeta, ha 300.000 followers. Problema: se il 4% compra un suo libro, 18 euro a copia, quanto guadagnerà l'editore? Quanto? Le aziende offrono profumi, balocchi e denaro a chi può garantire l'attenzione di un pubblico che forse comprerà profumi e balocchi. La vera verità. Siamo tenuti in pugno dai mi piace. Per esistere dobbiamo essere liked. Dobbiamo controllare costantemente la likeability e alimentarla. La rete è sempre affamata. I numeri devono crescere. Per esistere bisogna postare. Qua e là, stanno nascendo studi di etica dei social e analisi critica della rete. Ma giustamente non hanno una grande visibilità social. Nessuno si domanda. Devono piacere a tutti le nostre idee? E le idee sono buone soltanto se piacciono? Apparentemente sì. Ho intervistato una... Non mi piace per niente. Non mi piace per niente come ha impostato il allora, video. Ovviamente è un video iper boomer. Però la cosa è, intanto ti dico una cosa, è bella se, cioè, è un'idea buona se piace? Per forza. No. Una battuta è bella se fa ridere. Sì, ma un'idea non per forza è brutta se non piace. Un'idea. Ma l'idea e poi c'è la resa reale. Tu ci puoi avere una bella idea, poi se non la rendi reale rimane un'idea e quindi fa cagare. Comunque, perché non ti piace questo? Non mi piace perché tu dici è un video estremamente boomer. Io ti dico cioè perché la resa del video non è boomer. Cioè chi ha fatto il video non è un boomer. È l'idea che è da boomer. Primo perché generalizzi su un singolo, fai una generalizzazione e poi la butti su un singolo argomento, che è il mondo social. Non è il mondo social, è il mondo che funziona da sempre così. Perché, faccio un esempio, un re, la popolarità di un re era equivalente alla grandezza del suo regno. Che cosa cambia dal... La popolarità di una persona è uguale, la fama di una persona è uguale a quanto è famosa, cioè a quanti like ha, a quanti iscritti ha. È la stessa identica cosa. Cioè, se tu fai bene una cosa, diciamo che tendenzialmente in percentuale è sicuro che tu sia famoso, sia popolare se la fai bene. Se la fai male, le percentuali sono inferiori. Poi c'è sempre quell'eccezione, sia da un lato che dall'altro. Però è sempre lì, cioè i numeri... Ma io penso che voglia dire che
e questo è un discorso che magari su Twitch c'è molto, che una cosa, cioè magari una cosa anche molto più di qualità di altre, c'hanno meno riscontro e quindi valgono di meno di una merda, semplicemente perché c'ha meno mi piace. Penso che sia quello il perché punto. C'è meno mi piace? Perché evidentemente non è una cosa di massa. Però non per questo è un'idea di merda o è un contenuto brutto. Allora, una cosa di massa non per forza è una cosa che fa cagare. No, no, certo. Io sto dicendo in linea teorica. In realtà una cosa di massa è la cosa giusta da fare. Ok. Ma non per forza, perché altrimenti sì. Non avremo un sacco di canali di divulgazione che magari non piacciono perché sono noiosi, ma in realtà è un contenuto di qualità. Se sei noioso stai facendo bene il tuo lavoro? No. È una parte fondamentale. Ma perché magari se il mio intento è informare, non è divertire. Ok, quando uno studia comunicazione, sa che per comunicare bene una cosa, tu devi attirare l'attenzione della persona a cui comunichi una cosa. Ok? Se tu comunichi male, anche se il messaggio che tu vuoi dare è giusto, lo stai comunicando male e quindi non va bene, è sbagliato. Ok? Perché quella persona non recepirà il messaggio che tu vuoi dare, ma recepirà il messaggio che lui pensa di ricevere, che è molto diverso. Questa è la base della comunicazione. Ok? Cioè, se io voglio dire A, ma dicendo A faccio un giro lungo e quello davanti a me capisce B, ho sbagliato. Non è per forza così. Io posso essere anche perfetto nella comunicazione, ma comunque un contenuto che alle masse non piace. Oltre che comunque la domanda è posta in maniera sbagliata, perché il tutti non esiste. Cioè, chi piace c'è chi può non piacere, è normalissimo. No, è ovviamente si sta generalizzando. Oltre che, vabbè, a parte che al video mancava solo Adam Cadmon ed era un servizio perfetto per Mistero, te lo giuro, guarda. No, secondo me è veramente... Perché se metti su questo piano molti capolavori del cinema che non piacciono alle masse, sono merda e Natale A è un capolavoro. Aspetta, Livio. E capolavori del cinema sono capolavori fatti 40 anni fa, per le persone di 40 anni fa. Ma okay. A prescindere, ci sono comunque lavori che non è che sono piaciuti alle masse. Certo. Ma quella è un'altra questione, si entra in un altro ambito, perché se io punto a fare una cosa per me stesso e per pochi altri, io so che sto facendo una cosa per me stesso e per pochi altri. Non punto a guadagnare soldi, a diventare famoso, ad essere ricordato, eccetera. Se io punto a avere il maggiore impatto mediatico, so cosa sto facendo, e se non raggiungo il maggiore impatto mediatico vuol dire che ho sbagliato qualcosa. Ma magari non è esattamente il tuo scopo. Certo, ma lo scopo parte dalla base. Ma qua, dove crolla questo qui, è che se tu vuoi essere mediaticamente importante, cerchi di essere mediaticamente importante. Se non lo vuoi essere, nessuno ti obbliga. Allora, vediamo come continua, va. Magari ci perdiamo qualche pezzo. Simpatica influencer, content creator, imprenditrice digitale, che prima di dire buongiorno mi ha presentato, come si faceva un tempo con i curriculum, il numero dei suoi follower, mi piace, eccetera, su Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, nonché gli iscritti al suo canale YouTube. Le fotografie hanno sostituito le competenze non più necessarie. Tom Nichols, professore di National Security Affairs all'US Naval War, ha dedicato alla questione il saggio La conoscenza ai suoi nemici. L'era dell'incompetenza e i rischi per la democrazia. Il titolo inglese è più cattivo: The Death of Expertise, la morte della competenza. Ovvero, che farsene di libri, titoli di studio e anni di Ad esempio qui loro, tu non so se te lo ricordi, io ho fatto un esame su questa cosa. Cazzo, vabbè. Ne so io dell'esame tuo. Vabbè. All'università io ho impostato un esame su questa cosa della competenza e dell'incompetenza. Cioè era un programma in cui tu aprivi una pagina, diciamo Wikipedia, ok? Una pagina internet con la spiegazione di quello che tu cercavi, ok? Io cercavo la definizione di giallo, ok? Cercavo la definizione di giallo su internet, leggevo la definizione di giallo su internet e mano a mano quella pagina, quella definizione scompariva. Ok? Questo perché? Per far capire cosa? Che ad oggi noi leggiamo... Ah sì, quell'esame di merda. Leggiamo la definizione di giallo, la ripetiamo e non ce la ricordiamo. Quindi la competenza nel leggere e ricordarsi
cos'è la definizione di giallo, non c'è più. Perché tanto io che cosa so? Che la prossima volta che qualcuno mi chiederà qual è la definizione di giallo, o io dovrò spiegare la definizione di giallo, cosa faccio? Prendo il telefono, scrivo giallo e trovo la definizione di giallo. Ok? Okay. Questa cosa andava ad abbattere, perché se l'avessi ricercata in futuro, quella pagina non esisterebbe più. Ok? Questa ragione il professore che ha fatto lo studio, loro te la pongono in modo però sbagliato. Perché ovviamente non è per tutti così, e per chi vuole certo, ma dipende progredire, anche qual è il tuo lavoro, cosa vuoi fare. Esatto, esatto. Se tu vuoi riuscire in qualcosa, tu non puoi fermarti a ripetere. Ma guarda, ti faccio è tipo l'esempio di Van Gogh. Van Gogh, quando era in vita, non era apprezzato. È morto povero Van Gogh. Allora, e sì, poi però, si è scoperto che in realtà è uno dei più grandi artisti della storia. Però perché? Perché non c'era non c'erano i media. Ma è uguale, cioè gli artisti con i media. Non per forza ci stanno dei film che secondo me verranno rivalutati in futuro. Oddio. Non quelli di oggi. Cioè, esatto. Quelli di oggi no, perché hanno la possibilità mediatica per essere ricordati. Gli artisti di una volta non venivano ricordati, non venivano apprezzati perché non riuscivano ad avere quell'impatto con la gente. Con la gente che aveva le possibilità a quell'epoca, le possibilità di aver studiato, di capire determinate cose, di capire il messaggio che le persone volevano far passare, ok? Perché lì era ma tutto... non per forza quello che piace alle masse è qualcosa di qualità. Vabbè. No! Il video ti sta dicendo quello, nel senso che attualmente la qualità è derivata dai numeri per la massa. Il video mi sta dicendo che qualsiasi cosa fai è inutile, ma servono solo i like. No! No, non ti sta dicendo questo. E forse ti sta dicendo proprio non dovrebbe essere così. Stati cantato, se esiste Wikipedia, perché leggere saggi e ricerche quando Facebook mette a disposizione notizia di prima mano dell'influencer di turno, legittimato da migliaia e qualche volta milioni di follower? Aspetta, però questo è diverso, questo il è sito disinformazione. Questo è disinformazione, che è ben diverso, però può capitare anche senza il social, cioè se tu ti informi da una persona sbagliata, cioè che non ha le competenze, come si dice, non leggete un giornale solo, leggeteli tutti, perché ogni giornale ha il punto di vista del partito di appartenenza, diciamo, comunque sia della linea di pensiero politica di destra, di sinistra, di centrodestra, di quello che vi pare. Ovviamente qua è la stessa cosa. Se io faccio un esempio, leggo il post di Livio, un post di Livio su un argomento, sono io, sarà differente da il post che fa Simone, o certo, che fa Max, o che fa Dario, o che faccio io. Però è normale. E soprattutto poi uno dovrebbe venire dalle scuole, che te lo insegnano le scuole, informarsi sulla competenza che quella persona ha su quel determinato argomento. Se Livio mi parla di musica, di tecnica sulla batteria, di montaggio, di montaggio o di qualsiasi altra cosa inerente al suo ambito lavorativo e non comunque sia che ha studiato, io mi posso fidare di Livio. Se Livio mi parla di calcio, lo mando a fare in culo. Ok? Vabbè, comunque, questo qua è più un video su quanto siamo controllati dai numeri. Ma e è da può anche stare. Ma è da sempre. No, così. Certo, per carità. È popolato da agopunturisti, endocrinologi, guaritori e sensitivi privi di credenziali. C'è chi raccomanda l'inserimento di uova di giada nella vagina per prevenire il prolasso uterino e migliorare il piacere. Chi suggerisce olio di serpente stickers da applicare sul corpo per bilanciare i chakra, o shampoo salato per disintossicare il cuoio capelluto. I mirabolanti benefici sono stati smentiti dalla NASA, dal Council of Better Business Bureau e dal TINA. Questo video è proprio un cane. E questo in realtà è grave, cioè nel senso, i numeri, io ho una responsabilità e questa cosa viene vista di qualità e magari io sto dicendo un sacco di stronzate nonostante io abbia i numeri, capito? Ma i ciarlatani, i truffatori esistono da quando... Il problema è che siamo un popolo di boccaloni. Usinadvertising.org, che è...
Se ti poni come... Oh, raga, io sto dicendo solo la mia opinione. Ma non fanno così. Non fanno così. Vabbè, ma ti ripeto, cioè, nel senso... Ho visto delle cose su TikTok veramente da accaponare a capolare. Ti ripeto che i truffatori e i ciarlatani ci sono da sempre. Non è che da quando ci sono i social ci sono i truffatori e i ciarlatani. Certo. Cioè, una volta era pure peggio. Nel Medioevo la gente andava in giro e diceva io sono un medico, poi ti staccava un braccio perché diceva che era meglio così. No, non va bene. Ha diffidato più volte Goop per pubblicità ingannevole. C'è stata anche una multa di $145,000 proprio per le uova di Giada. Ma niente, avere milioni. Crono dice: la Chiesa vende l'indulgenza alle persone, cioè quella è la truffa più grande della storia dell'umanità. Quello fatta dal il più grande, non lo so, però sì, tra le più grandi. Sì. Fatta da il profilo social più famoso del mondo, della storia. Cioè, capisci? Cioè, quanti follower ha la Chiesa? Certo. Con i follower è sufficiente. Il dato quantitativo è l'unico preso in considerazione perché comodo, facile, spendibile. E se non ci volessimo stare, senza per questo avere nulla contro algoritmi impressionanti e chatbot ancora stupidi, l'assistente virtuale della mia banca mi dice non ho capito 2 volte su 3. Possiamo trovare spazio alle idee che ci piacciono, fregandocene dei like e dei seguaci. L'intelligenza artificiale non è neutra, come molti credono. È ancora un essere umano che imposta i parametri e scrive un algoritmo sessista, razzista, orientato politicamente, bugiardo. Questo è complottismo, questo è complottismo. L'algoritmo non è che... vabbè, lascio... La macchina non può essere... Anzi, a volte è fatto molto bene l'algoritmo, altre volte è fatto peggio, non è che è fatto per diffondere macchina, determinati argomenti. La macchina non può sbagliare, sbaglia la persona che l'ha imposta. Perché se la macchina gli dice quello fai sta quello, dicendo. Ok, perfetto. Quindi, quello che dobbiamo pensare è... No, non il complottismo, non... Questo io non voglio sapere, non mi interessa. Cioè, questo mi sembra una persona di estrema sinistra. Allora, io ti metto uno scenario. Metti caso che Mark Zuckerberg c'ha un'amica sua che fa video de merda. Lui, se vuole, la spamma su Instagram, la fa apparire nei consigliati, bla bla bla. E quella tizia diventa famosa e diventa, non so, può anche diventare una delle persone più influenti del mondo. Se vabbè, ma questo è classismo, cioè, come perché, perché certo. il re deve essere il figlio del re precedente? Esiste da... il problema è che proprio per quello che diceva, le persone dimenticano. Però sono cose che bisognerebbe magari superare, no? Ciò che ti ripeto, le persone dimenticano la storia e ciò che è stato fatto. Tutte le cose che succedono sono semplicemente riproposizioni del passato, perché noi, anche inconsciamente, prendiamo spunto da ciò che è successo, da quello che abbiamo studiato. Cambiano semplicemente il mezzo che è, cioè adesso è Instagram, prima era il regno, faccio un esempio. Sì, ma la monarchia è stata sconfitta proprio perché non va bene che... Perfetto, poi negli anni la democrazia... Cioè, aspetta, la monarchia intesa come mio figlio è il principe... Esatto, poi la democrazia ha fatto il suo corso... Anche se magari in Inghilterra... Abbiamo capito che ha fallito la democrazia, perché ad oggi la democrazia ha fallito... E probabilmente da qui a un po' di anni si troverà un altro metodo. Cioè, è tutto fisiologico e ha il suo tempo, ha il suo corso. Però è sempre una riproposizione con mezzi e opportunità diverse di quello che è già stato. Certo, vediamo come finisce. Vai passando la folla dei numeri, è lì che bisogna andare, alla fonte. E se decidessimo come Neo e Matrix di uscire dal copione scritto per noi? Certo, nessuno lo vieta, ma il rischio è di isolamento. A meno che il rifiuto del sistema non provochi una forma di consenso da parte del sistema. Certo, sarebbe divertente. Che hanno donato. Divertente. Nick! Vabbè, bello, mi sembra, il paragone con Matrix. Mi sembra, sì, ma mi sembra una cosa molto e troppo sociale. Certo. È utopia, è estrema, un pensiero di estrema sinistra. E viviamo nel mondo reale.
E quindi se queste persone o chiunque voglia fare qualcosa di utile lo facesse, che sia veramente utile, non certo. Che poi la morale è l'anarchia. Che cazzo c'è, che ci fa con l'anarchia? Cioè, tu vorresti vivere in un mondo anarchico? No, io personalmente no. Vabbè, ovvio. Io personalmente no. C'è chi lo vuole fare, ma non credo e non mi sembra il modo giusto di pensare. Yoda vorrebbe vivere in un mondo di My Hero Academia. Beh, ora lei ha detto la cazzata. Sei contento? Sì, sono molto contento. Era una battuta e mi tenevo qua e mi piaceva molto. Quindi perfetto. Per me video no. Video bocciato. Non è neanche bocciato, è proprio una merda. Altra notizia della giornata, e questa è carina, e lo metteremo quando avremo la sigla nelle notizie bizzarre, come quella del camion blindato. No, il blindato che poi... Questa in realtà è una bella notizia, diciamo. Scompare nella cascata, i soccorritori lo danno per morto, ma lo trovano vivo. Si era rifugiato in una grotta, ora ricoverato per ipotermia. Cioè, questo tizio si è scomparso sotto una cascata e tutti lo ritenevano morto, invece l'hanno ritrovato vivo. È diventato vivo. Sirio il dragone. È tipo... Bravo, bella citazione. Nerd del cazzo. Allora, e questa è una storia, cioè ci sono state tante storie. Non è proprio così nel... Ci sono state tante storie anche del tizio, ad esempio, che stava facendo la scalata e si è incastrato e col braccio, poi gliel'hanno dovuto amputare ed è resistito là tipo una settimana. Quindi ci stanno storie di uomini incredibili che riescono comunque a giostrarsi in determinate situazioni molto gravi. Dodo coglione, dodo coglione, dodo coglione, dodo coglione. Cazzo vuoi? Una dittatura, beh? Lo sapevo. Ryoda vorrebbe parlare. Ma si sente a disagio con voi. Lo capisco. I tuoi capelli luccicano Livio. E dodo coglione defeca dalla bocca. Vero, 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 assolutamente. Allora, per quanto mi riguarda... Ah, se l'ha amputato da solo, sì, è vero. Sì, si è amputato da solo. E per quanto mi riguarda, personalmente, il problema è che le persone non sanno fare un passo indietro. Cioè, ognuno pensa e si arroga il diritto di sapere tutto e poter prendere le decisioni su tutto. Ma siamo in un'era dove il 70% all'incirca delle persone si crede più intelligente della media. Faccio un esempio. Referendum sull'atomico. Io dico, fate voi, non ci capisco un cazzo. Puoi avere delle idee se ti informi. Posso avere un'idea sicuramente sbagliata. Probabilmente sbagliata. Referendum sulle trivelle? Faccio un passo indietro. Già quello è più complicato. Dell'atomico? Sì. Vabbè. Referendum secondo sulle trivelle? Sì. Passo indietro, non ci capisco un cazzo. Perché ci sono delle cose... Persona che ne sai, fallo. Perché io potrei soltanto fare dei danni. Anzi, sicuramente farei dei danni. Sì. Quindi tendenzialmente il mio pensiero è che in ogni ambito ci siano delle persone che prendano delle decisioni perché sono competenti per poter prendere quelle decisioni. Ma su questo sono anche d'accordo, ci stanno delle cose invece in cui il popolo secondo me ha il diritto E su questo il popolo può avere il diritto di decidere chi è quella persona, ok? Mi si presenta. Si chiama democrazia. Non è una democrazia, perché la democrazia vuole scegliere anche su quelle cose. Su quelle cose io, sinceramente, voglio scegliere. Perché non voglio avere la responsabilità di tendenzialmente fare. Tendenzialmente è così. Poi il referendum è una cosa a parte. È una cosa a parte, è democrazia. Sì, anzi, teoricamente. Ma si usa in determinate circostanze. Teoricamente è la massima espressione della democrazia. Quando le persone che tu hai scelto, diciamo, lasciano la parola al popolo per determinate situazioni, insomma. No, il referendum è la massima espressione della democrazia. Io, sinceramente, non voglio avere... Ma attuata su ogni legge, no, su certo, ogni cosa. No, certo. Io, tendenzialmente, non voglio avere la responsabilità di prendere una decisione su una cosa gravissima, importantissima, di cui io non ho assolutamente competenza. Posso andarmi a leggere... Sulle trivelle io sono d'accordo. Sulle trivelle. Io sull'atomico, secondo me, puoi avere un'opinione anche se non sei super esperto in materia, secondo me. E secondo te la tua opinione è maggiore di una persona che ha studiato per anni, 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 ma perché lì è una... Allora, aspetta.
Non è una questione di competenze, secondo me, la cosa del nucleare. È una questione di come la vedi tu, di come la vede la popolazione. Tu, popolazione, vuoi avere... Si chiama etica. Perfetto. Per me... La cosa delle trivelle è già più specifica ed è un po' diversa. Vabbè. Lì devi avere le competenze. Nel nucleare... Io, ad esempio, italiano, magari c'è l'esperto che mi dice... Che l'esperto mi dica il nucleare in realtà ti aiuta tutto, dà un boost all'economia incredibile. Io ci credo, nel senso, è ovvio. Però, dal mio punto di vista, non voglio avere in Italia un peso così grande, dato che noi italiani, perfetto, secondo me, non sappiamo gestire le cose. Questa è... Non lo posso dire. Questa è proprio la mentalità che ci ha distrutti negli anni. Questa è la mentalità che ci ha proprio non distrutti, anzi, abbiamo fatto noi un buco con una trivella verso il centro del mondo. Il nucleo e ci siamo tuffati dentro. Basta un coglione, salta tutto in aria. Ma io ti faccio questa domanda. Anche il più coglione che ha il diritto, il dovere di costruire questa centrale nucleare, praticamente a casa sua, è così coglione da farla male, così sartanaria lui e la famiglia. Dimmi se è una cosa allora, normale. Allora, se ci sta una catastrofe... Allora, per dire, oddio, ma secondo te siamo così coglioni che costruiamo... le case che quando c'è un terremoto crolla tutto? È la stessa cosa. Ti dico perché io costruisco la casa per altre persone, non mi interessa a me, muoiono loro. Se costruisco una centrale atomica, non è che muoiono loro, cioè morimo tutti. Ma che vuol dire? È come se mi infilo un petardo in culo e lo accendo. È sbagliato il discorso del certo case. Che è sbagliato, ma c'è differenza. Ci sono delle differenze. La differenza c'è, per carità. È assurdo che una persona costruisca per altre persone una casa fallata, ok? Con dei problemi. E su questo non credo che nessuno... Perché noi per risparmiare, per fare le cose... Ma su una centrale nucleare, non che cazzo risparmiare? Ma la mafia, ma secondo te la mafia vuole uccidere le persone a livello di generale? No, ma c'è sempre, da tanto non succede. Ma cazzo dici? È la mentalità italiana, sì. No, è la tua mentalità di merda che non ci fa progredire. Vabbè. Tanto facciamo cagare, tanto non succede, tanto è una merda. No, porca miseria. È fattuale che abbiamo le menti più geniali del nostro secolo, le bruciamo perché un cretino ha deciso di fare il referendum sul nucleare. Triste dice: mamma mia ragazzi, ma avete presente cos'è il controllo dell'Unione Europea nelle centrali nucleari? Ma assolutamente. Ma avete idea di tutte le regole che ci stanno, ad esempio, nei ristoranti? Quanti le rispettano? Io ti farei andare nei ristoranti all'estero, perché il ristorante comunque sia generi alimentari, cioè persone che hanno delle cose di generi alimentari all'estero. Allora, sinceramente, rispetto a quelle in Italia, fanno cagare. Mettiamo caso anche che sappiamo gestire le cose nel migliore dei modi, cosa che io non credo, però mettiamo caso noi sappiamo gestire le cose nel migliore dei modi. Se c'è l'imprevisto e tu non lo sai, lo sai quali sono gli imprevisti che fanno scoppiare la centrale nucleare? Un terremoto. Okay. Un maremoto. Okay. Qualsiasi cosa. Tu le puoi controllare? Vabbè, ma non è che costruisci la centrale vicino al mare, voglio dire. In Giappone hanno fatto così, è successo un fatto casino. Però l'hanno fatto per un motivo. Sta lì per un motivo. Va bene, comunque. Perché l'hanno messa lì? Lo vedi che tu non devi proprio votare, probabilmente non hai proprio il... Dimmi, perché l'hanno messa lì? Perché quel nucleo ha bisogno di una certa cosa, si chiama refrigeratore, ok? E in casi drammatici, stando vicino all'acqua, l'esposizione del nucleare all'esterno è un conto, l'esposizione del nucleare dentro un bacino d'acqua è decisamente molto inferiore. Okay. Però fatto lo sta che hanno sbagliato qualcosa. No, perché... è arrivata un'onda di 180.000 km. L'imprevisto c'è sempre. Quindi, se anche mettendo caso che noi le sappiamo gestire perfettamente, non rompere il cazzo, anche facendo presente che noi le gestiamo perfettamente,
io preferisco avere meno rischio. E tu è inutile che mi dici magari, ma in Francia le hanno nelle nazioni, quindi se fai... Non è okay. Che le hanno, lo sai dov'è la centrale nucleare francese? Dov'è? A 10 centimetri dal confine italiano. Va benissimo. Va benissimo, ma anche no! Se, ma anche se fosse, ma anche se fosse, e lo è, voglio avere meno possibilità. Questa si chiama... Che sei? Ci stanno, c'hai le palle, no, ci così, stanno, ci stanno in gola. Ci stanno intorno 20 centrali nucleari. Se io ne metto 30, aumenta di un terzo le probabilità. Lo sai perché che ce ne sono 20 in giro? Lo sai perché ce ne sono 20 in giro? Perché loro hanno la possibilità di farle e ti devono vendere quell'energia a te. Ma scusa. A te, perché se te non hai bisogno di quell'energia, quella centrale in più nucleare non la fanno. Quelle due centrali nucleari in più non le fanno, perché non la devono vendere a te. No, ma a sto punto, cioè, non uscire più di casa perché bravo, metti cioè, in una cazzo aumenti di le possibilità di morire. Va che bene. Cazzo questa, vuol dire? Questa è una mia... Hai votato pro, tu non manco potevi votare. Non potevamo votare, nessuno di sì, noi. Sì, io sì, ho votato. Per la seconda, no, per la prima. Quando la volevamo reintrodurre. Quella è una cazzata! Rintroduciamo la centrale nucleare dopo... 20, no, di più mi sa che erano quanti cazzo d'anni erano, non lo so, 30, 40, 50 anni che siano. Così ricominciamo a ricostruirle tutte, ci mettiamo una vita e il nucleare ormai diventa obsoleto, perché tra un po' il nucleare diventerà obsoleto, ci saranno, spero, altri metodi di energie rinnovabili, eccetera, eccetera, che sostituiranno il nucleare. Quella è una cazzata, certo. Vabbè, comunque... La prima nucleare, che cazzo hai votato? Manco nei pensieri okay, stai. A parte questo... Vabbè, ma grazie al cazzo io parlo della seconda, cretino. Comunque, stavo parlando di queste robe. Stiamo ancora pagando per aver smantellato le centrali nucleari che avevamo, eccetera, eccetera. Stiamo ancora pagando, quindi. Vabbè. Oltre al fatto i danni perché abbiamo infilato il nucleare sottoterra. E parliamo di sto tizio. Basta okay. Nucleare, non c'entra un cazzo. Sì, sì, sfuggi quando la conversazione sai che non va a tuo bravo. Vantaggio. Ma non è bravo, così, io bravo, la penso Dario. Così. Questa è una mia idea, ognuno è libero di pensarla come vuole. Allora, una grotta. Quindi è giusto che la gente dica... Basta! Quindi è giusto che la gente possa pensare che i vaccini sono una merda. Ho detto che le centrali nucleari sono... Cioè, che vuol dire? Ma che c'entra? Madonna mia. Scrivetelo ai Bob. Oddio. Che palle. Allora, se parli di imprevisti legati ai danni che può causare una fusione, può capitare pure in Francia. E quindi sti cazzi. Se poi parliamo del magna magna in Italia, che finirebbe con l'interessarsi allo smaltimento dei rifiuti, c'è il rischio concreto che i figli dei nostri figli nascano con 6 gambe, 4 braccia, 2 cazzi, 8 occhi e 27 occhi. Tipo ragni. Vabbè, in realtà potrebbe anche giovare come cosa. Comunque nascono dei super uomini. Sì. Con due cazzi. No, no, ma sono d'accordo, Nick. Una grotta dietro al potente getto di una cascata come ultimo rifugio per la salvezza. E poi, dopo un giorno intero nell'anfratto aspettando la morte, la speranza che si riaffaccia nell'immagine sfocata dei soccorsi dall'altra parte della colonna d'acqua. È una storia, quella di Giacomo Sacchet, un 43enne della Val di Zoldo, appassionato di canyoning. Boh, non so cosa sia, che sarebbe l'intreccio perfetto di una serie TV. È vero. Come il tizio che è rimasto incastrato. Ma faranno probabilmente un film o una serie TV con come hanno fatto per tutti gli altri, insomma. Tipo Dark. Vabbè, in soldoni, l'escursionista bellunese disperso da domenica mattina nella foret del torrente Maè, in via di Zoldo, in provincia di Belluno, è stato ritrovato lunedì pomeriggio e era già stato dato per morto, stimati e stamani, quando gli uomini del soccorso alpino e speleologico e vigili del fuoco hanno individuato le sue corde in discesa bloccate in una pozza d'acqua frullata dalla corrente. Quando avevano cercato di tirarle, si erano scagliate nell'imbrago, senza nessun corpo agganciato. È come quando ad Aldo, Giovanni e Giacomo c'è Giacomino che prende il sentiero che ha segato la corda. Molto bello. E questa è una storia secondo me molto figa. E quanto l'uomo in realtà in condizioni disperate riesce comunque a sopravvivere. Chiama istinto di sopravvivenza. Sì, vabbè, è la solita cosa del abbiamo molti più mezzi di quelli che usiamo. Cioè, il nostro corpo, la nostra mente
lavora, può lavorare molto sì, di più. Sì, ma di quello... a volte la cosa forte della mente umana è che molte persone sono sopravvissute a cose anche peggiori di questa per magari una settimana, anche magari non mi ricordo se senza bere, però insomma in condizioni che dici deve essere morto quella persona. Sì, inizialmente 3 giorni che non bevi muori. Il problema è eppure esatto, l'adrenalina e il corpo ti mettono nelle condizioni di diventare quasi un superuomo e di sopravvivere in determinate circostanze che altrimenti erano infattibili. Il problema di queste cose sono i danni che poi ci saranno dopo, sia fisici che psicologici. Esatto. Cioè ogni volta che una persona esce viva da queste avventure incredibili, i danni, che siano fisici o che siano psicologici, si faranno sentire sicuramente. Sì. Lo sai che c'è stata una donna, un hostess, che si è buttata dall'aeroplano per salvarsi, è caduta tipo da chilometri e chilometri di altezza e si è salvata. E ha continuato a fare l'hostess. Quello si chiama buco di culo, voglio dire. Sì, certo, è buco di culo, però cazzo, cioè nel senso, senza paracadute, eh? Sì. E la gente dice, non è possibile, cioè non è possibile, eppure si è salvata. E senza danni permanenti e continua a fare l'hostess. Ora non so, è una notizia abbastanza vecchia. Sì, bisogna vedere l'altezza, come è cascata, dove è cascata, che cioè ci sono tanti... È caduta da un'altezza di chilometri. Ci sono tanti... C'è sicuramente, c'è la spiegazione fisica per la quale lei è viva, ok? Cioè, per forza. Cioè, non è che è arrivato... Sarà forse passato sì, Livio lo pensa, ma non è arrivato Gesù Dio, Cristo esatto, e l'ha presa e l'ha appoggiata per terra. Vediamo se trovo la notizia. Hostess... rispondere a queste domande si ricorda sempre il nostro signore. Sopravvive, vediamo un attimo se trovo qualcosa. Ah, Vesna Vulovic, questa tizia fu coinvolta nell'incidente aereo del volo linea Jet 367 sul quale lavorava. L'aereo esplose a 10,160, cioè 10.000 metri diciamo di quota, a causa di una bomba. Vulovic sopravvisse dapprima all'esplosione e poi, dopo un volo di 10 km senza paracadute, rimanendo incastrata fra alcuni rottami, tra cui il cadavere di un collega e un carrettino di metallo, venne ritrovata per caso da Bruno Hawk, ex medico dell'esercito, tra alcuni mezzi dell'aereo. Riportò diverse fratture al cranio, alle vertebre e alle gambe, rimanendo in coma per 27 giorni. Niente, insomma, non si è fatta niente. No, comunque ho detto che non ha avuto delle... Ha avuto anche robe per, diciamo, farsi da scudo. Esatto, cioè non è che è cascata a piombo per terra. Ah, scusa, è caduta da 10 km, allora sopravvivi se ti fai da scudo con qualcosa. No, ti sto dicendo che c'era sicuramente qualcosa... Perché se tu cadi a piombo da 10 metri, io te lancio a 10 metri. Non so neanche se era questa. Non mi ricordo neanche. Ha continuato il suo lavoro come attivista pro democrazia fino a quando il Partito Socialista era sempre stato estromesso al potere. Ha successivamente condotto una campagna. Vabbè. Ha riferito già a me, ok. No. Precipitò con un aereo per 10.000 e sopravvisse. Cioè, il miracolo che salvò l'angelo del cielo caduto da 10.000 metri. Cioè, assurdo. No, ma per carità, è una congiunzione astrale, però è incredibile. Vediamo se c'è il video. Non credo che nel 70. No, di che racconta. 2... Grazie, non è se portare dietro una telecamera. Va bene ragazzi, alcuna mandata ragazzi, oggi cadrò da 10.000 metri senza morire. Non parte. Epico, finito bene. Come la storia di scherzo epico, bomba in aeroplano. Come la storia di, come cavolo si chiamava quello lì che si è buttato dallo spazio. Ah sì, quello italiano. Quello della Red Bull. No, quello italiano. No, quello era italiano. Sì, quello della Red Bull. Vabbè, ma quello però ce l'aveva il paracadute. No, sì, vabbè, però cioè, se tu andavi su internet c'era scritto uno si è buttato allo spazio e sopravvive. No. Vabbè, però lei non aveva paracadute. Mi ricordo che era italiano, però. Ma che no? Ma che è italiano? Il primo no. Poi primo non lo so. Non mi ricordo come si chiamava. Vabbè. Comunque sia, anche la cosa, non so se Parto col folle, tu l'hai visto? L'avete no. visto? Vabbè, un film dove ci sta l'attore quello anche di Una notte da leoni, quello con la barba, grassottello, eccetera.
E in quel film c'è sta loro che fanno un gravissimo incidente con la macchina mentre lui dormiva. E là ti spiega il medico che il fatto che quando tu sei nella fase, diciamo, del sonno, mm-hmm. i tuoi muscoli sono in tensione e quindi è più probabile che tu non ti faccia male con traumi di quel tipo. Mm-hmm. Perché proprio nella fase del sonno si autoprotegge il corpo in maniera tale da avere meno danni, mm-hmm. da impatti, eccetera, eccetera. Allora, detto questo, io vorrei riattivare un po' Reddit, dato che non ce lo stiamo cagando i pezzi. È morente, esatto. È un po' morente. Quindi, ragazzi, iscrivetevi a Reddit e ci vediamo qualcosa del Reddit. Ci sono cose un po' vecchie, però l'abbiamo lasciato un po' così. E faremo VIP quelli che pubblicano le cose migliori. Queste sono le immagini della maratona di agosto, okay. che abbiamo fatto. Qua è quando mangiavo, ok. Ecco, proprio un uomo distrutto dalla vita. Prossimamente su Abercrombie. Esatto. Eccolo, guarda. Un uomo, ecco, questo è Super Saiyan di terzo livello. Esatto, questo è proprio, si è messo andato in guerra proprio. È Rambo. Sì, la faccia di Rambo. Questo è quando ho fatto gli esercizi. Uno stambecco spiaggiato, va bene. Guarda come facevo gli squat bene. Che è con la sigaretta, che era? Qua stavi palesemente cagando. Qua sto cagando, sì. Ah, aspetta, che mangio. Qua sto palesemente cagando. Qua è quando avevo finito. Ah, esatto. Qua è quando avevo finito. Avevo fatto tipo una cosa questa come 50... Questa dovrebbe essere la classica foto di un tossico che dopo un riacchiappino si è ripreso. Questa è serata devastante a casa di... 30 giorni pulito, rea. Qua c'eri anche tu, questa è la tua gamba, molto sexy. Il Toto intanto se taglia io. Ma che devo fare? Come lo devo fare? Questo cos'è? Pannici pronti. Però insomma, il fatto è che i giocatori in questo momento possono dare. Cosa? Arianna. Ciucciu. Arianna. Ciucciu. Arianna. Ciucciu. Ma? È il trenino. È una minaccia. Ah, ma no. Cosa stai facendo? Non so se era tipo un onomatopee di ricariche di pistola o se era effettivamente un... Beh, scusa, ma cosa sta dicendo? Cosa sta facendo? Tutti in piedi per l'esperto di legge? Cioè? Boh, non parte. Live. I sospiri di Livio Marcone, con Marco Lupo, dei creatori di porno sulla scogliera e il castello latitante di Aul. Coccia d'ovo, bello. Sei un democristiano. A chi l'avevo detto? Non mi ricordo. Sei un democristiano, bello. La principessa. Ok. Gianni, pace all'anima sua. Se disinformato, Twitch spende più di quello che guadagna. Chiedi a Bob, svegli. La rabbia di Gohan. A me piaceva un botto sto meme. C'è un botto ride, effettivamente. Bei tempi. A riposo, Gianni. Il reparto arredamento oggi propone un'offerta speciale. Siete per prima? Oh, grazie Rosa! Grazie mille. Il reparto arredamento di oggi propone un'offerta speciale. Sedia Rubino, cosa stai aspettando? Ah, ok, va bene. Ma che cacchio? Ma. Va bene. Ah, Reda che giustamente... Vabbè, cioè praticamente questo qua è diventato il Reddit di Reda. No, okay. Sono vecchissime. Ma infatti, ma metti quelli nuovi. Non ci sono più. È morente. Quindi iscrivetevi a Reddit, ragazzi. Cosa state facendo? Punto esclamativo Reddit, ragazzi. E potrete usufruire di queste bellissime immagini. Oca di carne delle vostre. Livio che vince il mondiale. Ma poi dopo di maratona. Che hai cagato, palese, dopo che hai cagato. Questo è Livio distrutto dopo, va bene così. Sì, già fatto, grande Astemio, sempre sul pezzo. Ma è adamantio. Luke, sì, adamantio, scusa. Perché c'hanno lo stesso colore qua, quindi vabbè, niente. Fate i memini. Scammato. E chi fa i memini migliori, ragazzi, gli verrà dato il VIP. Sono un po' che onore. VIP da Livio Marcone. Allora,
Dario, ti faccio quest'ultima domanda in conclusione. No, no, non bisogna installarlo, basta andare su sull'internet, su qualsiasi domanda. No, non è quella domanda. Okay. Per te il sesso è sottovalutato o sopravvalutato? Direi un pochino sopravvalutato, forse, poco. Perché? Per quanto mi riguarda, cioè quando trombo è bello, per carità, però diciamo puoi anche divertirti, voglio dire, in altri modi. Poi dipende se a te piace. Tipo dito in culo? No, quello no. Comunque alla fine fondamentalmente quando fai sesso fai sempre la stessa cosa. Cioè infili il tuo pene in qualche ma posto. Tu fai sempre, esatto. E mi dispiace per Arianna. Dipende. Che cosa fai oltre che infilare se... Esatto, io quello intendevo. Dipende se sei, diciamo, creativo e sai reinventarti. Dodo, per te il sesso è sopravvalutato? Assolutamente no. Ho risposto è sottovalutato domanda. Quindi è giustamente valutato. Giustamente valutato. Il sesso fa girare il mondo. Certo. La sessualità. L'uomo vive. La sessualità è diversa. L'uomo vive antropologicamente parlando per procreare. È questo che ci spinge a fare sesso. La sessualità fa girare il mondo. Ok. Bene. Perché il sesso è inteso quello, l'atto in sé. La sessualità è tutto quello che gravita intorno a il pensiero di. È quello che fa girare il mondo. Cioè tu ti fai la pippa fondamentalmente per il pensiero di, no? Certo. Quindi è quello che fa veramente girare il mondo. La concezione mentale, perché sì, se passi, tu pensi... passi e ti rincretinisci davanti al coso di intimissimi perché c'è in una sé, l'atto in sé, l'atto in sé, se tu non hai l'idea di quello che stai facendo, ok, sei tipo apatico, in realtà non godi, cioè non è una cosa che ti fa godere, la cosa che ti fa godere è l'idea di quello che stai facendo, non quello che stai facendo. Ma non è l'idea, ma è il trasporto emotivo che c'è anche nel sesso, che poi esatto. Alla gente piace chiamarli in modi diversi, sesso, amore, come cazzo, rola vi piace a voi. Comunque la persona più contrastante col tuo pensiero del dito in culo è lui. Lui è proprio il code, lui si farebbe tagliare tutto pur di non farsi infilare un dito in culo. Prova. A tagliarsi tutto o un dito, in culo? Eh no, non lo farà mai. Vabbè. Vabbè, scusa, tu lo faresti mai. Che cosa? Un dito nel culo. Ma secondo me Arianna prima o poi... Ma si è già provato in passato, non mi è piaciuto. Non è una cosa che mi fa... non mi piace. Tu faresti per caso una cosa che già di per sé non ti attira? Dipende che cos'è. Cagare, cioè mangiare la merda? No, certo. Però se mi dicono mangi la merda o ti taglio tutti gli comunque altri, è scientificamente impossibile che non ti piaccia. Vabbè, comunque. Ma no, ma perché ripeto, essendo una cosa mentale, non è una cosa che mi capisci arrabbi. Comunque che non si porrà mai il caso che scegli o il dito nel culo o ti tagliano gli arti. Mai sai dire, vero mai che dire. È una domanda del cazzo. E vabbè, però nel caso il succedesse fatto del dito nel culo, che non è il dito nel culo, ma è il cazzo di massaggio prostatico, ti piace per forza. Ma ti piace per forza. No, magari sì. Non gli piace, non ma hai capito. A meno che non te levano la prostata, che però ci sarebbero ma altri tipi di problemi. Ma non niente, è l'idea che ti fa godere, non è l'atto in sé. Dai, sono, lo sanno tutti. Livio, se tu infili due dita, nella vulva di una donna... Continua l'evoluzione, fa paura, ma c'è una soluzione. Un esercito sempre tu. Cioè... Stavi dicendo, dire. Scusa. C'è una cosa che ti piace è forte, cioè ti piace. Cioè, se provi piacere su quella cosa, la provi per forza, non è che va bene. Non puoi venire dalle dita, cioè non puoi... Va bene. Comunque buona dita in culo, buon tagliamento di arti, buon yes. Poi ti ripeto, il fatto è che bisogna saperlo fare. Cioè, pure una fellazio può essere fatto male. Vabbè, certo. Cioè, ma è l'idea, ma una fellazio può essere anche fatta male. Fatto. Però se... Fatto?
fatta. Lazio. No, è fatta, una fellazio. Lazio, fatto. Vabbè, però non lo so. Comunque, credo che sia italiano. Comunque, ciao Dani. Il fatto è... Vabbè, diciamo chinotto e tagliamo la testa al toro. Io. Vabbè, comunque, fatto sta che a prescindere, anche se ti fanno un bocchino fatto male, però l'idea che lei ti... No. Ti può piacere uguale. No, perché se sì. ti mozzica, ti assicuro che non ti può piacere. Ok, dico, non ti faccia male. Tipo, non te lo fa bene, te lo fa normale così. Comunque ti può piacere molto di più che te lo fa la donna che ti piace che una tizia che non ti piace che te lo fa benissimo. Perché è l'idea, no? Dici che ti piace di più. Sì, aspetta un attimo, Fellazio è latino, ma la costruzione della frase è italiana. Cioè, quello che metti dopo Fellazio è italiano. Secondo me è la Fellazio. Secondo me ti piace anche di più. Vabbè. Perché è strana come cosa. Perché ti. Cioè, una cosa. I mozzichi su. No, no, lui sta dicendo. Io devo fare bene. Una vicenda e avete risolto la questione. Bravo. Farselo allora, fare da una che diciamo per te non attrae più di tanto. Dodo, ti faccio lo scenario che ho fatto a lui. C'è una tizia che non ti piace per niente. Che ti fa però un bocchino da paura. Oppure c'è una tizia che ti piace tantissimo, però che te lo fa in maniera mediocre. A te piacerà di più la tizia cioè la tizia che ti piace. Io prendo la tizia che mi piace e faccio altro. Ah, però per dire, devi scegliere tra queste due cose. Vabbè. Dodo, ti rendi conto che col tuo ragionamento dici che infilare a priori due dita in una vulva provoca piacere? Viene spontaneo pensare che è una cosa che non si deve fare alle donne recherebbe comunque piacere. Esprimiti meglio, Dodo Coglione. No, è no. vero. Ho detto che alle tue dita, le tue dita non provano piacere. Il tuo cazzo, se lo infili, prova piacere. A prescindere. Non è vero. Porca troia. Non è vero. No, non lo senti. No, lo senti. Se le tue cosa... dita non sentono niente. Ma che sentono? Sentono bagnato. Se sentono... Sì, ma il tuo pene, se viene infilato in una cosa che. Che concettualmente nel non trita ti piace. Verdure, no, ok, non ti piace. No, ma anche però se lo fai magari con una donna, magari che non ti piace per niente. Non lo fai. Magari neanche ti sarizza. E non lo fai appunto, non lo e fai. E se lo metti dentro è come non metterlo sono così. Sono d'accordo, ma io sto dicendo perché è tutto mentale. Sto dicendo se ti piace, se la persona ti piace, infili due dita, quelle due dita non godono manco se è la persona che ti piace. È l'idea. Sì, no. Vabbè, bello lì si riferisce proprio alle dita. Vabbè, comunque ti piacerebbe di più, ti piacerebbe di più. Uno o l'altro? Livio, tu fai queste cose... Per me è scontata come cosa. No, ma non hanno un senso logico. Cioè, no? Se io sto con la persona che mi piace e non sa fare un pompino, gli dico... No, devi scegliere tra le due cose. Non esiste questo nel mondo. Sì, aspetta, oddio, sono di resa, ipotesi. Preferisci di più quello che te lo fa bene, però non è così tanto attraente o... Quello attraente che però te lo fa male. Ma in entrambi i casi non arriveremo al dunque. Quindi non sarebbe soddisfacente in entrambi i casi. È sempre una domanda del cazzo. Dai, una risposta del cazzo. Te l'ho data la mia risposta. Perché mi è capitato e io ti rispondo. Fa paura ma c'è una soluzione. Un esercito sempre al tuo fianco. Claudio canta finché non è stanco. Le nostre. Il cervello è più forte del cazzo. Come giustamente dice Andrea. Ciao, a domani alle 4. Addios. In continua evoluzione, fa paura ma c'è una soluzione. Un esercito sempre al tuo fianco, Claudio canta finché non è stanco. Le nostre.